Nel 1922 l'industria chimica barlettana, con una delle prime OPA, offerta pubblica d'acquisto, inglobò la società anonima Fabbrica Lombarda di Acido Tartarico con sede in Milano, e l'industria Acido Tartarico con sede in Casal Monferrato, la società italiana per derivati della cellulosa con sede in Milano, e cambiò la propria denominazione in Apula Società Anonima per la fabbricazione dell'acido tartarico, con sede in Barletta. L'Apula fu una società di origine e creazione esclusivamente barlettana. Infatti, 130 pionieri, il 12 dicembre 1886, ebbero la felice intuizione di unire i propri interessi e creare una società anonima che, seconda in Italia e prima nel Sud, si interessasse ai prodotti chimici. Lo stabilimento, trasformando i residui della vinificazione, vera e propria riconversione industriale ante litteram, produceva acido tartarico, 30.000 QL, e cremore di tartaro, 5.000 QL, quali prodotti principali, oltre al cloruro di potassio, allume di potassio e nero decolorante. 15.000 QL, in quegli anni vantava il titolo di essere l'unica industria al mondo, che estraeva il cloruro. Agli inizi degli anni 201 Apula aveva in organico 100 operai, nel 1926 divennero 300, un vero record per l'epoca, e 50 tra dirigenti, impiegati e salariati, gli attuali quadri. La vita di questo stabilimento industriale terminò quando fu compiuta la fusione con l'attivo stabilimento chimico della Montecatini,